Il nostro slogan di oggi è vedo buio perché le nostre agende purtroppo si sono oscurate. La nostra stagione 2020 non esiste più. Allora questo ci fa sì che le nostre strutture non hanno la possibilità di poter reggersi per un anno senza nessun introito. Oggi chiediamo alla politica che ci ascolti, finanziamenti a fondo perduto per gestire una ripartenza, accesso a credito non vincolato dal fatturato, sospensione di tasse, mutui, bollette di utenze, aiuto concreto per gli affitti, non credito d'imposta. Ma noi chiediamo questo perché, non avendo la possibilità di poter intraprendere la nostra professione, rischiamo oggi il collasso. Le nostre aziende ripartiranno, se Dio vuole, in aprile 2021. Come faremo a sostenere questo anno così triste? Ma perché chiediamo un aiuto? Ho pagato sempre le tasse e non ho mai chiesto aiuto e non abbiamo chiesto noi di stare chiusi. Ma noi siamo l'unica categoria in Italia, penso, e nel mondo come categoria, ma ce ne sono anche altre, che la riapertura e l'inizio dell'attività non coincide con l'alzata della saracinesca simbolica, come succede per i parrucchieri, per i centri estetici, per le palestre. Noi apriamo le saracinesche e non entra nessun cliente. Perché? Perché tutto il wedding, che è la prima nostra attività, la cerimonia e tutti gli eventi da fotografare, fotografabili, dove c'è un'aggregazione di persone, sono proibiti. Vi dirò di più. Se o domani il presidente Conte, il presidente Musumeci dicessero ok, è stato un sogno, riapriamo tutto e facciamo tutto come prima, liberi tutti, oramai tutti i miei clienti, tutti i nostri clienti sono scappati via al 2021. Quindi noi abbiamo una disoccupazione certa, non forse, certa di un anno di inattività, perché le agende si sono svuotate e non solo tutto è rimandato al 2021, perché molte date di quest'anno trasportate al 2021 si vanno ad accavallare con già impegni che avevamo preso. Quindi dovremo anche lasciare e abbandonare e rifiutare impegni.